Abbiamo cominciato a pensare che era importante adesso salvare vite, poi se muoiono soli, se muoiono senza una parola, se muoiono senza una preghiera, senza rivedere i cari, è una cosa che dobbiamo accogliere così. Allora noi dobbiamo, penso, proprio cercare di invertire questa rotta e trattare la fragilità con umanità e dire con la fragilità mi aiuta ad essere più uomo e la forma più grande d'amore è darci l'uno all'altro il significato delle cose che viviamo e pure delle fatiche che facciamo. Quindi vi ringrazio per questo libro.